saluto a tutti gli amici di Area 51 Publishing da Simone Vedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind 3. Anche oggi una nuova dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Iniziamo subito il nostro allenamento quotidiano. Oggi parliamo del valore della diversità, nel senso di differenza rispetto alla massa, e anche del valore, nonché del significato, dell'esclusione a causa di questa differenza. Mi viene ispirata questa idea, che contiene una motivazione, che poi vedremo naturalmente alla fine, da un romanzo di fantascienza. Ho più volte avuto l'occasione di dire come gli scrittori di genere, per quanto riguarda certe cose, cioè certi modi di essere più diretti rispetto a quanto non facciano gli scrittori mainstream, che sempre di più, a parte naturalmente i grandi classici, tendono a essere eccessivamente ridondanti nelle loro solitarie speculazioni, tendono a essere eccessivamente metaforici, insomma, tendono a essere eccessivamente letterari, e ovviamente non sempre ci riescono. Gli scrittori di genere, che hanno altri tipi di esigenze, spesso anche più alimentari, nel senso che devono trovare le forme più dirette per accattivare il lettore, al fine appunto di poter avere una sussistenza commerciale dal loro lavoro di scrittori, perché anche questa è una caratteristica strana e distintiva della nostra cultura, della nostra civiltà. Più uno scrittore è mainstream, più uno scrittore fa, fra virgolette, letteratura, più è nobilitato. Più uno scrittore invece scrive di genere, scrive di romanzi gialli, scrive di romanzi thriller, scrive di fantascienza e soprattutto scrive di fantascienza, è considerato comunque un autore di serie B, non è considerato un letterato, non è ammantato di quell'aura di letterarietà che invece ammanta sempre gli scrittori mainstream. Questo vale anche oggi, secondo me, ancorché lo scrittore di genere, in particolare lo scrittore giallo e di thriller, è assurdo invece al rango di grande autore, in maniera sempre eccessiva, naturalmente, come accade spesso, anzi direi come accade sempre nella nostra civiltà, ma comunque permane sempre sotto una traccia sottile di essere un po' uno scrittore di serie B, se sei un autore di genere. E infatti sono tormentati spesso gli autori di genere dall'esigenza di dover scrivere il loro grande romanzo. Clifford D. Simak, che è il protagonista di oggi, è uno scrittore di fantascienza che mostra tutte le qualità dello scrittore di fantascienza. È uno scrittore straordinariamente immaginifico ed è soprattutto uno scrittore speculativo, uno di quegli autori della fantascienza umanistica o speculativa, come si dice, cioè il centro della narrativa di Clifford D. Simak è l'uomo con le sue potenziali evoluzioni, tutto lo sviluppo dell'essere umano, le possibilità di sviluppo positive e negative dell'essere umano. La speculazione predomina sulla dimensione avventurosa o tecnologica, anche se abbiamo spesso avventure e abbiamo molta tecnologia, come avviene quasi sempre per gli scrittori di fantascienza. Ha anche tutti i difetti, secondo me, dello scrittore di fantascienza. È uno scrittore che è fiorito nell'epoca classica della fantascienza, ovvero gli anni 50, l'epoca d'oro, forse per meglio dire, della fantascienza, ovvero gli anni 50 del XX secolo. Lui è classe 1904, è morto poi nel 1988. E difetta, secondo me, di uno dei principali difetti dello scrittore di fantascienza, ovvero la profondità dei personaggi, per diverse esigenze che non stiamo qui ad analizzare, ma che riguardano sia gli aspetti meramente di mestiere, diciamo così, della scrittura di fantascienza, sia poi anche per le esigenze di pubblicazione. Spesso questi romanzi erano pubblicati a puntate su riviste di fantascienza, e quindi la necessità principale era quella di continuare a
tenere attaccato il lettore alla pagina, ed ecco perché vi sono così tante svolte che sono legate ai cliffhanger, alla suspense, e ci sono anche spesso tante torsioni più che svolte che un po' tendono a parcellizzare il romanzo e a far sì che perda quella coesione, quell'unità. Tanto più per quanto riguarda i personaggi che, come spesso accade purtroppo negli scrittori di fantascienza, tendono a sfrangiarsi un po', a dissolversi sotto invece la forza della trama e l'esigenza della spinta della trama e dell'elaborazione dell'immaginazione, che è il principale obiettivo di uno scrittore di fantascienza. L'immaginazione domina sul personaggio e spesso lo soverchia e lo sovrasta. Quando poi i personaggi di fantascienza diventano predominanti, restano memorabili. Penso soprattutto ad Harry Seldon, il grande personaggio creato da Isaac Asimov per il suo mastodontico universo immaginativo della Fondazione. L'evanescente protagonista di questo romanzo di Clifford D. Simak si chiama Jay Vickers o Vickers e scopre attraverso una serie di segni molto sottili, quasi inconsci, di essere una persona diversa dagli altri. Molto diversa dagli altri, scopriremo poi, e non vi aggiungo altro, magari vi viene voglia di leggere questo romanzo che, non so se l'ho detto, si chiama L'anello intorno al sole. E scopre di ricordarsi di essere sempre stato diverso da una piccola situazione che gli accade in maniera molto estemporanea, fortuita, ma che gli fa venire in mente che è sempre stato così per lui. Questa situazione è il salire su un autobus e l'accorgersi che nessuno si siede vicino a lui. Per questo vi dicevo che la forza degli scrittori di genere è quella di essere diretti. Secondo me nessuno scrittore mainstream letterario avrebbe mai potuto sviluppare un ragionamento così efficace, dalla potenza così diretta, come quello che vi vado a leggere. Post scriptum, aggiungo questo dopo aver letto il brano che vi propongo, dopo averlo registrato, vi dicevo che avrei commentato successivamente, avrei parlato della motivazione successivamente alla lettura di questo brano, ma è talmente esatto e talmente diretto e talmente potente, secondo me, che non c'è bisogno di altro che dell'ascolto di questa lettura. Soltanto forse la piccola sintesi morale di tutto questo: non abbiate paura della vostra diversità. Da lì viene e verrà tutta la differenza. Doveva essere andato avanti così per anni prima che lui se ne accorgesse. All'inizio, dopo averlo notato, aveva fatto qualche ipotesi. Ipotesi vaghe, oziose, ancora per metà inconsce. Poi aveva cominciato con una osservazione dettagliata e quando l'osservazione aveva confermato l'ipotesi oziosa, lui aveva cercato di riderne, ma non era stata una cosa che si potesse liquidare con una risata o scrollando le spalle. Aveva ricominciato l'osservazione, allora, proseguendola per il periodo di un mese, tenendo un diario scritto dei fatti che aveva notato, a mano che si erano verificati. Quando le annotazioni avevano confermato l'evidenza delle sue precedenti osservazioni, aveva cercato di convincersi che era stato uno scherzo dell'immaginazione. Ma ormai aveva già accumulato ogni cosa lì, nero su bianco, e aveva saputo che qualcosa di vero doveva esserci. Il diario diceva che era peggio di quanto avesse immaginato all'inizio, che riguardava non soltanto una fase della sua esistenza, ma molte fasi, diverse e distinte. Via via che le prove si accumulavano, lui si era stupito di non averle notate prima, perché si trattava di qualcosa che avrebbe dovuto risultare ovvio fin dall'inizio. Tutto era cominciato
con la riluttanza dei compagni di viaggio a sedersi sull'autobus accanto a lui. A quel tempo lui viveva in una vecchia malconcia pensione alla periferia della città, presso il capolinea. La mattina si alzava e, poiché era uno dei pochi che salivano in quel punto, andava a sedersi al suo posto preferito. L'autobus si riempiva a poco a ogni fermata, ma doveva arrivare verso la fine della corsa perché qualcuno gli sedesse accanto. La cosa non gli dava fastidio, naturalmente, anzi gli stava bene così, perché poteva calcarsi il cappello sugli occhi e abbandonarsi sul sedile a pensare e magari a sonnecchiare anche un po', senza dover mai pensare alle esigenze dell'educazione. Non che lui fosse mai particolarmente educato, adesso lo ammetteva. Andava a lavorare troppo presto perché se la sentisse di essere educato a quell'ora. I passeggeri salivano sull'autobus e sedevano accanto ad altre persone. Non necessariamente persone di loro conoscenza, perché talvolta, Vickers l'aveva notato, non si scambiavano una sola parola per l'intero tragitto. Sedevano accanto agli altri, mai vicino a lui, fino all'ultimo, fino a quando tutti gli altri posti erano occupati e dovevano sedergli accanto per non rimanere in piedi. Forse, si era detto, lui aveva un cattivo odore, forse era l'alito cattivo. Da allora aveva fatto del bagno un vero rituale, usando un nuovo sapone che prometteva di dargli uno splendido profumo di freschezza. Aveva visto innumerevoli inserti pubblicitari nei quali il protagonista, dapprima rifuggito dai propri simili, otteneva risultati eccezionali grazie a quella schiuma speciale o a quel sapone o a quel prodotto. E lui aveva seguito i consigli della pubblicità. Si era spazzolato i denti con maggior cura e aveva usato un colluttorio fino a quando si era sentito venire la nausea al solo guardarlo. E non era servito a nulla. Nessuno gli sedeva accanto. Si era guardato nello specchio e aveva capito che non era per i suoi abiti, perché in quei tempi era andato sempre in giro azzimato come un figurino. Perciò, aveva concluso, il difetto doveva nascondersi nel suo atteggiamento. Così, invece che afflosciarsi sul sedile e calcarsi il cappello sugli occhi, se n'era stato seduto eretto, assumendo un'espressione sveglia e sempre molto attenta e soprattutto un'espressione cordiale, e sorrideva a tutti. Avrebbe sorriso, per Dio, a costo di screpolarsi la faccia. Per una settimana intera aveva continuato a sorridere con aria simpatica alla gente che lo guardava, come se fosse stato un giovane uomo d'affari in ascesa che aveva letto Dale Carnegie e apparteneva alla Junior Chamber. Per una settimana intera aveva continuato a sorridere al mondo, facendosi forza per resistere al pensiero di poter essere scambiato per un idiota. E nessuno si sedeva vicino a lui, finché c'erano altri posti liberi. Lo consolava un po' il sapere che preferivano sedergli accanto piuttosto che stare in piedi. Poi, gradualmente, aveva cominciato a notare altre cose. In ufficio, per esempio, gli altri si facevano sempre visita l'un l'altro, si radunavano in gruppetti di 3 o 4 intorno a una delle scrivanie, a parlare dei punteggi realizzati al golf o a raccontare l'ultima barzelletta sconcia, o a chiedersi perché diavolo qualcuno restava a lavorare in un posto simile quando ci si poteva facilmente procurare un impiego migliore. Nessuno, notò, veniva mai a fermarsi alla sua scrivania. Allora aveva provato ad andare lui alle scrivanie degli altri, unendosi ai gruppetti. Dopo pochi minuti, invariabilmente, gli altri se ne tornavano alla spicciolata ai loro posti. Allora aveva provato a soffermarsi
con quelli che erano soli. Non erano stati scortesi, no di certo. Anzi, erano stati sempre abbastanza affabili, ma avevano sempre avuto tanto da fare. Il lavoro arretrato si accumulava, gli impegni della giornata si succedevano. Vickers non si fermava mai a lungo. Allora aveva fatto un bilancio della propria conversazione. Forse lui non aveva quei requisiti che rendevano una persona di piacevole compagnia, desiderata e richiesta dagli altri. Ma i suoi requisiti gli parevano abbastanza soddisfacenti. Non giocava a golf, certo, ma conosceva diverse barzellette sconce e leggeva quasi tutti i libri di successo e andava regolarmente al cinema, vedendo tutti i film migliori non appena uscivano. Conosceva un po' la politica dell'ufficio e sapeva imprecare quanto gli altri contro il principale. Leggeva i giornali e sfogliava i settimanali e sapeva come andavano le cose ed era perfettamente in grado di discutere di politica e aveva un'opinione da profano sulle questioni militari. Con tutte queste doti, pensava, doveva essere in grado di sostenere degnamente una conversazione. Eppure pareva che nessuno avesse voglia di parlare con lui. A pranzo era la stessa cosa. Era la stessa cosa dal momento in cui aveva cominciato a notarlo dovunque andasse. Lui aveva scritto tutto, con le date e i resoconti giornalieri. E adesso, dopo 15 anni, se ne stava seduto su di una cassa, in una soffitta vuota, e rileggeva le parole che aveva scritto. Guardò fisso nel vuoto e ricordò com'era andata, ciò che aveva provato e detto e fatto, compreso il particolare che aveva dato inizio a tutto, il fatto che nessuno gli sedeva vicino fino a quando tutti gli altri posti erano occupati. Ed era stato così, ricordò, anche l'ultima volta che era andato a New York, proprio l'altro giorno. Per questo aveva dimenticato l'esistenza degli autobus. Chissà come, chissà per quale motivo, il suo subconscio aveva accantonato quel dato insieme al problema che aveva comportato. Perché a nessuno piace sentirsi solo. A nessuno piace sapere che qualcuno non desidera sedersi accanto a lui. Senza una ragione al mondo, a meno che non sia costretto a restarsene in piedi. 15 anni prima, lui si era domandato il perché e non aveva trovato la risposta. E adesso era lo stesso. Forse, in qualche modo, lui era diverso? Oppure c'era in lui una carenza, una stranezza della sua personalità che gli negava il calore immediato del cameratismo. Non c'era stato solo il fatto che nessuno si sedeva vicino a lui, che nessun capannello si radunava intorno alla sua scrivania, che il suo tavolino era sempre solitario, anche quando il ristorante era affollato. C'era stato qualcosa di più, dettagli più sfuggenti che era impossibile mettere sulla carta. Il senso di solitudine che aveva sempre provato, non le fitte improvvise che ciascuno prova di tanto in tanto, ma un senso continuo di diversità che l'aveva costretto a stare lontano dai suoi simili, che aveva spinto i suoi simili a stare lontani da lui. La sua incapacità di avviare amicizie, la sua riluttanza ad adeguarsi a certe norme sociali. Erano state queste caratteristiche, era sicuro, sebbene fino a ora non ci avesse mai pensato da quel punto di vista, che lo avevano spinto a stabilirsi in quel paesino isolato, che l'avevano limitato a una piccola cerchia di conoscenze, l'avevano avviato all'attività solitaria dello scrittore, impegnato a riversare sulla carta le emozioni represse e i pensieri solitari che dovevano pure trovare uno sfogo. Su quella diversità aveva costruito la propria vita,
E forse era proprio da quella diversità che era scaturito il suo successo. Bene, cerca di portare in azione queste parole, queste frasi, questi insegnamenti nella tua vita di oggi, affinché ogni tua giornata diventi sempre più piena di senso, di energia, di motivazione, di spinta alla tua crescita e alla realizzazione della migliore versione di te. Non cedere mai alla mediocrità, ogni giorno punta sempre a manifestare nel tuo mondo il meglio di te. A domani per un'altra dose di sana motivazione quotidiana contro il logorio della vita moderna. Contro il logorio della vita moderna.